Il sindaco Luigi Messina ha apertamente accusato l'opposizione, in particolare il consigliere Emanuele Nigri, di essere la causa della mancata approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e quindi dell'impossibilità di mandare in gara la realizzazione della via Amerigo Vespucci nella frazione di Carrabba. La replica del consigliere Nigri non si lascia attendere. Il 27 di dicembre noi consiglieri di opposizione bocciamo il piano triennale, perché abbiamo visto che l'opera, siccome si tratta di opere primarie e secondarie, l'IVA va al 10%, non al 22%, cioè c'è un ammanco in più di circa 140.000 euro. Dal 28 al 29 questa amministrazione non sarebbe mai in grado di poter pubblicare il bando in 2 giorni, significa per chiudere l'anno 2017. Una cosa impossibile. L'abbiamo pure discusso in commissione con il vice sindaco, il geometra Turisi, che l'opera andava in gara entro il 28 febbraio 2018. Ciò sta a significare che l'assessore Maccarone, detto la verità in commissione, no? Che la gara non sarebbe mai potuta andare nel 2017. Allora, sindaco Messina, io gli voglio dire una cosa: i cittadini di via Vespucci lo sanno chi sono io devo parlare con la verità con le persone, io non mi posso permettere di dire le cose che dice lei, le bugie, che le bugie non vanno mai a buon fine. Dire che la strada non si può fare per colpa mia, perché ho partecipato a bocciare il piano triennale 2017, queste sono fesserie, perché lei in 2 giorni non sarebbe mai in grado di pubblicare il bando della strada, tra di quale con gli errori. Se il bilancio aveva dei pareri favorevoli e non 44 pagine di pareri non favorevoli, l'opposizione penso che sarebbe stata disponibile a votare bilancio. Se il bilancio non ha pareri favorevoli, vuol dire che ci sono cose che non vanno, se lo voti lei, ma no che lei se ne va a fare propaganda elettorale dicendo alle persone: ah, per colpa del consigliere Nigri non si fa la strada, e lei così pensa che io mi metto paura, vengo a consiglio e gli voto il bilancio. Ma lei questo se lo può togliere completamente dalla testa. Tutta l'opposizione chiamata in causa dal sindaco Messina non ci sta ed affonda il colpo, e al primo cittadino replica. Accusare un consigliere comunale, specificatamente il consigliere Nigri, per darsi un alibi è assolutamente puerile. Dire che la gara di appalto per la via Vespucci è dipesa dal voto del 27 dicembre scorso è una bugia senza proporzioni. Il sindaco Messina accusa sempre gli altri dei suoi insuccessi, ma il termine utilizzato dal sindaco Messina è stato quello di minoranza e non tanto di opposizione. E in quanto anche l'opposizione coincide spesso con la minoranza. La questione è un po' diversa e vorrei questo chiarirlo ai cittadini. La minoranza è quella parte di un'assemblea civica che è di numero inferiore rispetto alla maggioranza, e Luigi Messina, quando è partito, quando ha iniziato il suo mandato di sindaco, aveva la maggioranza. Se oggi non ha più i numeri per approvare nessun tipo di atto, non può prendersela con la minoranza che fa il suo mestiere, cioè quello che gli è stato assegnato dal corpo elettorale, che è di fare appunto l'opposizione, cioè andare a verificare gli atti dell'amministrazione e prepararsi a diventare maggioranza nelle elezioni. Gli insuccessi di Luigi Messina non possono assolutamente essere scaricati sugli altri, perché lui è il capo dell'amministrazione e lui deve garantire per gli atti che prepara. Questi atti, purtroppo preparati dall'amministrazione Messina, non sono coerenti né con le leggi né con il buonsenso, perché quello che manca purtroppo è il buonsenso oggi. A Mascali è venuto a mancare il buonsenso, e Luigi Messina dovrebbe andare a scuola di buonsenso.